Never beat the boss. Benvenuti in Kiwi! E benvenuti, bentornati a tutti nella grotta di Kiwir, bentornati dopo questa breve pausa, che poi pausa da questa grotta, diciamo, perché ci siamo stati tutti quanti insieme a Lucca Comics, come potete vedere dalla maglietta. Guarda, raga, il ricordo di Lucca Comics 21, dove ho intervistato i cosplayer, che potete vedere nei video precedenti se non li avete già visti, Quindi oggi andremo a parlare di John Leonard. Chi è John Leonard, voi mi starete chiedendo? Iniziamo dall'inizio, ma prima di iniziare, ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, tutte queste cose qua che già sappiamo tutti. Mi raccomando, ragazzi, aspetto il vostro iscritto. Quindi, ragazzi, iniziamo dal principio. Era il 1995, quando alla Pepsi gli venne la genialissima idea di fare uno spot televisivo con una raccolta punti a premi. Gli metteva in palio una t-shirt con 90 punti, un giubbotto di pelle con 1400 punti e degli occhiali da sole da 125 punti. Ma cosa è successo? Volevano fare proprio i sboroni, volevano fare, e così che hanno detto. Siccome era appena finita la guerra del Golfo, stavano ancora lì per lì a tribolare con sto argomento, così, quindi era ancora bello fresco, e decisero, oltre a questi bellissimi premi, decisero di fare qualcosa proprio gli sboroni. Cosa potevano fare di più? Cosa potevano mettere di più di qualcosa di esagerato che tutti avrebbero voluto? Un Harrier 2, che sarebbe un aereo militare con atterraggio di quelli verticali, cioè presente, di quelli proprio fighi. Quello, esattamente. Però a quanti punti lo potevano mettere? 7 milioni di punti. Che ora voi direte, ma chi li prende 7 milioni di punti? Ma è proprio una cosa fuori di te, che una persona pensa che un jet possa essere messo in regalo anche per 7 milioni di punti. Non avevano fatto i conti con John Leonard. John Leonard era un patito di aerei militari, perché all'età di 21 anni, quando stava ancora all'università, cioè era anche bello grandicello, e come vide la pubblicità che fu messa soltanto come esperimento, diciamo, in alcune zone degli Stati Uniti, precisamente solo nella zona di Seattle, e lui era proprio lì. Quindi quando vide questo spot andare in onda e alla fine vide 7 milioni di punti, un Harrier 2 militare, voi potete capire che da patito di aerei militari qual era il caro John Leonard. Iniziò subito a muoversi per fare questa raccolta punti, per avere quell'Harrier 2, per poter andare come nello spot a scuola in aereo militare, che, come dice la pubblicità, è meglio andare a scuola con un aereo militare piuttosto che con un bus. Lo dice proprio la pubblicità che fu trasmessa, Quindi lui, ovviamente tutto bello fomentato, si iniziò a muovere per fare questa raccolta punti di 7 milioni di punti. E andando qua e là, girando, vedendo, però non riusciva a fare questi 7 milioni di punti da solo, perché, conti alla mano, 7 milioni di punti, più o meno, al costo all'epoca di una Pepsi, più o meno, sarebbero stati intorno ai 700.000 euro, e ovviamente un 21enne squattrinato non aveva 700.000 dollari. Quindi lui cosa fece da buon ragazzo 21enne patito di aerei, che voleva a tutti i costi quell'Harrier militare? Cosa fece? Niente, ragazzi, fece il primo crowdfunding. Non ci credo, raga. Fece il primo crowdfunding, raga. È stato quello che ha inventato il crowdfunding. John Leonard ha inventato il crowdfunding, precisamente. Perché?
perché si iniziò a muovere a i negozi, le attività commerciali che stavano nella sua zona, dicendo quello che voleva fare, cioè raccogliere questi 7 milioni di punti per avere in premio l'aereo militare, mostrando tanto di spot televisivo che ovviamente era ancora il 1995. E ovviamente spot televisivo, questo è, lo dice lo spot, lo dice, 7 milioni di punti lo regala. Ovviamente io se vedo uno spot può essere anche assurdo quanto ti pare, però non ci arrivarono. Vabbè, e quindi che fece? Iniziò a proporre a questi negozi, a queste attività commerciali, il suo piano di avere questo aereo militare, dicendo che poi ovviamente l'avrebbero potuto anche usare loro per fare loro delle pubblicità, delle cose loro, insomma, queste aziende, queste che avrebbero contribuito a raccogliere questi 700.000 dollari di punti. Le aziende le trovate? Sì, le ha trovate, come? E raggiunse la somma di intorno ai 7 milioni e 100, 7 milioni e 2 più o meno di punti, quindi raggiunse la somma precisa in 2 anni. In 2 anni però questa spot televisivo andava in onda. E quindi che fece? Lui non si accontentava di occhiali da soli, giubbotti, t-shirt. Lui voleva l'aereo militare, voleva l'RR2. Quindi che fece? Prese, inviò questa bella letterina, perché all'epoca andavano ancora le letterine. Invio questa lettera, questa cosa con i tuoi 7 milioni di punti, un bel malloppone così, alla Pepsi, aspettando soltanto il suo aereo militare, ragazzi. Aspettò l'aereo militare. Aspettò un po' per la risposta, e la Pepsi si vide ricevere sto malloppo di punti così. E disse, mo che famo? Io dovevo dire che è una stronzata? Io dovevo dire che era per scherzo? Che dici? E quindi la Pepsi gli mandò una bella lettera, perché quindi facendo 7 milioni di punti, questo John Leonard aveva vinto non un aereo militare, ma una lettera di scuse da parte della Pepsi. La Pepsi ancora non sapeva a cosa andava incontro, perché John Leonard era agguerrito, voleva questo aereo militare a tutti i costi, aveva fatto 7 milioni di punti, aveva messo in mezzo aziende, negozi, attività commerciali per raggiungere questi 7 milioni di punti, ci aveva messo anche la faccia per avere questo aereo militare. Però ricevette una lettera di scuse da parte della Pepsi, dove diceva che ci scusiamo per l'incomprensione, ma lo spot dove diceva che avresti vinto un aereo militare era uno scherzo. Signori, John Leonard era impazzito, perché vedendosi questa lettera disse, ma come, mi hanno piato per culo, a me che so John Leonard. E quindi che fece John Leonard con tanto di punti alla mano e lettera di scuse che aveva mandato, che aveva ricevuto, fece causa alla Pepsi. Sì, come avete letto dal titolo, John Leonard, un 21enne di Seattle, fece causa alla Pepsi, perché giustamente da spot televisivo voleva il suo aereo militare da 7 milioni di punti, e quindi fece causa alla Pepsi, li mandò in tribunale, e la causa iniziò dicendo che giustamente John Leonard aveva visto questo spot televisivo dove c'erano in premio anche questo aereo militare da 7 milioni di punti, punti che John Leonard aveva fatto. Quando il processo iniziò, si aprì il caso di Leonard vs Pepsi. Si hanno aperto un fascicolo proprio a loro nome. Questo processo si tenne a New York, dove aveva proprio sede la Pepsi. E quindi cosa disse in tribunale John Leonard? John Leonard disse semplicemente che voleva quello aereo militare da 7 milioni di punti perché faceva parte dell'offerta pubblicitaria e commerciale della Pepsi. Proprio la Pepsi stessa mandò in onda, ovviamente. E quindi il 5 agosto del 1999 la corte presieduta dal giudice Kimba Wood respinse
le richieste del nostro John Leonard, perché diceva che un aereo di 33 milioni di dollari non poteva assolutamente essere compatibile con un'offerta di 7 milioni di punti, paragonabili a 700 mila dollari. E nel giustificare la sua conclusione, Kimba Wood disse che il giovane raffigurato all'interno dello spot non era assolutamente compatibile con la guida di un veicolo militare, un aereo militare ad atterraggio verticale. Era proprio impossibile che un ragazzino, come avete visto poco fa, poteva guidare un aereo militare, tantomeno farlo atterrare in una scuola, perché non aveva proprio le possibilità fisiche per poter atterrare in una scuola. Lo spazio fisico non c'era per poter atterrare in una scuola. E che il commento dell'adolescente che sta nello spot dice: è meglio andare a scuola con un aereo che con un autobus. Sure beat the bus. È da considerarsi impossibile, uno scherzo pubblicitario. Nessuna scuola fornirebbe effettivamente uno spazio per l'atterraggio di un jet militare. Sì, l'hanno presa proprio in considerazione questa cosa. Anche perché se avessero concesso a John Leonard di avere quell'aereo militare, la Pepsi, a spese sue, avrebbe dovuto provvedere alla demilitarizzazione dell'aereo. Ciò vuol dire di levare motore, possibilità di volare e di atterraggio verticale, cioè avrebbe avuto soltanto un soprammobile nel giardino, così, un aereo nel giardino, che comunque è sempre figo averlo. Ma no, non poteva essere, perché comunque sarebbe costati, oltre ai 33 milioni di dollari, ne sarebbero costati altre 5 milioni di dollari per demilitarizzarlo. Quindi la Pepsi, diciamo, non era disposta a fare questa cosa qua. Diciamo che John Leonard ebbe soltanto un piccolo risarcimento per il fatto dei 7 milioni di punti, ma proprio un piccolo risarcimento, roba che pure le aziende, le attività commerciali che gli hanno dato retta a sto John Leonard, diciamo, se l'ha soppresa tutti quanti in saccoccia, diciamo. Insomma, non puoi battere una multinazionale con fior fior di avvocati, Leonard. Però effettivamente la pubblicità parlava chiaro. La Pepsi, dopo questo bel avvenimento, la Pepsi continuò a fare questo spot televisivo, però in tutti gli Stati Uniti, perché fu un successone. Sto John Leonard fece capire alla Pepsi che avevano fatto proprio bingo con la spot pubblicitario. La Pepsi continuò a mandarlo in onda in tutti gli Stati Uniti, modificando soltanto il costo dei punti, mettendo da 7 milioni di punti a ben 700 milioni di punti. 700 milioni di punti, un aereo militare che continua la pubblicità a dire: è meglio andare a scuola in aereo che piuttosto che con un bus. Vabbè, però alla fine ci hanno aggiunto anche la scritta sotto: it's a joke, è uno scherzo, giusto così per evitare futuri John Leonard, futuri piccoli John Leonard che sarebbero potuti arrivare. E quindi la Pepsi ha vinto con la causa contro John Leonard, ma noi John Leonard ce l'abbiamo tutti nel cuore, perché è lui la bandiera della tenacia, la tenacia di John Leonard. È da fare una statua, signori. John Leonard, se mai stai guardando questo video, sei il mio eroe. Grande John Leonard, però, ebbe solo un piccolo risarcimento da parte della Pepsi. E quindi, caro John Leonard, sei nei nostri cuori di tutti, e quindi un caro abbraccio. E John Leonard, chissà ora John Leonard cosa starà facendo. Con quella tenacia di John Leonard, non si sa cosa starà facendo, non si sa, vabbè. Sicuramente starà facendo qualcosa di epico, sicuramente. E voi ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, mettere like e tutte queste cose qua. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video di Storie Incredibili.
Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the bus.